Buonasera, siamo in diretta, eccoci. Buonasera, dottoressa Cantagallo. Buonasera dottoressa Bonomo e buonasera a tutti voi. Scriveteci se intanto si vede bene, si sente bene, così possiamo eventualmente fare le nostre modifiche se servono. Intanto benvenuti, siamo ad un altro dei nostri appuntamenti con il cibo per la mente. L'altra volta avevamo sbagliato di un numero, ma oggi siamo effettivamente alla 93. La scorsa volta eravamo andate avanti, ma oggi siamo alla 93, con il cibo per la mente, che è un evento gratuito che Brain Care porta avanti dalla sua nascita, dall'inizio, no? Mi corregga se Esatto, sbaglio, dottoressa. la prima puntata di Cibo per la Mente è stata effettuata nel 2012 e quindi veramente da allora che tutti giovedì, il terzo giovedì più o meno, ecco, poi Più o variamo. meno. Esatto, il terzo giovedì del mese noi facciamo questo bellissimo appuntamento di formazione e di informazione, diciamo, su temi delle neuroscienze. Poi diciamo che nel periodo pre-Covid abbiamo anche provato la situazione telematica online, che poi è diventata l'esperienza più comune. E quando abbiamo effettuato proprio il passaggio all'online, poi abbiamo proposto con la dottoressa Bonomo proprio un servizio dedicato di palestra cognitiva che sta andando benissimo, devo dire. So che le persone sono Era molto cominciato come interessate. aperitivo cognitivo durante il Covid. Esatto, abbiamo L'avevamo cominciato chiamato così. così per intrattenerci insieme durante il primo lockdown e poi abbiamo visto che effettivamente era un evento che era seguito e piaciuto e quindi lo abbiamo mantenuto come cibo per la mente. Esatto, e poi così possiamo raggiungere più persone, perché in effetti possiamo lavorare con la palestra cognitiva andando a soddisfare un po' i bisogni di tutte le persone che sono collegate nel mondo, non dico in Italia, ma nel Esatto. mondo di lingua italiana. Quindi così possiamo ampliare i nostri invitati e i nostri fan attivi nella pagina appunto di Brain Care Facebook. Bene, intanto ci sono già i primi collegati che salutano. Maria, buonasera. Diteci se Buonasera. si vede bene, se si sente bene e se avete fatto un po' di esercizi dalla puntata scorsa Sì. della dottoressa Bonomo. Anche perché adesso saranno sempre anche un po' più collegati, infatti anche la puntata di oggi si va a ricollegare come argomento in generale a quella precedente, infatti andiamo ad approfondire oggi la percezione uditiva, ma prima di questo io vorrei fare il nostro annuncio per cui ci siamo preparate, ci stiamo preparando, perché se il cibo per la mente online ci permette di raggiungere più persone, abbiamo anche deciso comunque di, adesso che cominciamo a tornare un po' a quelle che sono le abitudini che avevamo, possiamo tornare anche a qualche evento in presenza. È per questo che il cibo per la mente di aprile si suddividerà in evento online e evento in presenza. Sarà un evento in aggiunta, quindi la palestra cognitiva rimarrà online il terzo giovedì del mese, ma il 7 aprile ci sarà anche un evento dedicato al volume 2 del libro della dottoressa Cantagallo. Alla copertina con lei, dottoressa, ce la fa Sì, la vedere? prendo, la sento sul mio Ecco, tavolo, così faccio vedere che siamo in sì, diretta. Tra l'altro, esatto. pensa che tu sei tutta scura, io sono col sole proprio, ma siamo Sì, nella stessa location, eh? Non ma siamo. la mia stanza è quella in ombra, quella della dottoressa è sempre, e infatti è Esatto. quella molto più calda della mia. Esatto, però facciamo proprio vedere che siamo in diretta e che siamo qui alle ore 18 ore, 18 e diciamo qualche 02. minuto, esatto. Allora, questo è il primo, oh, scusate, questo è il primo volume, ok, che è uscito 2 anni fa, il primo volume con i primi 8 capitoli. Questo è il secondo volume che è uscito il 10 febbraio di quest'anno con i successivi 8 capitoli. Lo schema è sempre lo stesso, cioè all'interno dei vari capitoli, noi, e i capitoli non sono altro che le diverse funzioni cognitive, noi non facciamo altro che presentare quelli che sono i disturbi, i sintomi più frequentemente riportati, perché ormai li conosciamo, ormai sappiamo di che cosa soffri tu che ci guardi o tu che vieni, diciamo, nelle nostre dirette o tu che vieni in ambulatorio, ecco, e quindi le preoccupazioni che hai. Poi ti diciamo anche cosa le neuroscienze ci raccontano su quel problema, su quel disturbo o su quella funzione, per esempio l'attenzione o la percezione, come oggi di cui parliamo. E poi qualche curiosità, perché le curiosità sono sempre molto gradite e sono quelle che poi rimangono nella memoria. E poi qualche esercizio e qualche consiglio proprio pratico, esercizi pratici per poter allenare quella funzione. E infine qualche proprio accenno di patologia, ma non vogliamo tediare le persone, quindi le abbiamo lasciate verso la fine, queste Alla le note fine. negative, diciamo, ecco.
Questo stesso schema è molto utile perché ci permette proprio di applicare quotidianamente nelle nostre funzioni cognitive quelli che sono gli esercizi e i consigli che insieme abbiamo costruito in questi volumi. Diciamo che l'idea della dottoressa Bonomo è stata quella proprio di portare nelle serate della palestra Cibo per la Mente ogni capitolo e magari anche più argomenti dello stesso capitolo nelle varie dirette, proprio per concentrarci ancora meglio nel fare applicazioni pratiche. E quindi bene, grazie di questa unione. Vi diamo un assaggio, alla fine abbiamo detto che grazie. Alla fine chi ci segue è giusto anche che venga premiato per questo, perché sì. A volte magari non si sa, non si conosce, però tramite la palestra cognitiva vogliamo dare anche veramente qualcosa di pratico, per sì. Cui estrapoliamo qualche esercizio dal libro e ve lo regaliamo esatto. Già in queste serate. Però volevo dire questo, che dopo Pasqua c'è la classica diretta della dottoressa Bonomo appunto sulla palestra cognitiva, ma prima di Pasqua, il 7 di aprile, noi faremo l'evento sempre online con il libro e il giornalista che mi intervista sul libro, ma saremo presenti anche in presenza qui a Padova dentro la sede di Brain Care in Fornace Morandi, per cui coloro che sono di Padova o della zona o del Veneto che vengano in presenza, così ci conosciamo, ci tocchiamo, diciamo facciamo un po' di percezione diretta, no, della persona. Lo human touch è comunque sempre molto interessante e poi è possibile anche magari prendere la copia del libro, avere l'autografo, quindi insomma è sicuramente anche fuori dal Veneto, se volete fare un viaggetto noi ci siamo, cioè non ci riduciamo a questo, quindi esatto. Bene Maria, allora dopo questa introduzione, quindi abbiamo detto che le prossime puntate sono il 7 di aprile e esatto. Il 20, cos'è il giovedì dopo 20, Pasqua? 24, ve lo dico subito. 17 è domenica, quindi 18, 19, 20, 21, il 21. Ok, esatto. Sì, il 21. E ci rivediamo il 21 con un'altra palestra cognitiva. Esatto. Le chiedo di farci un accenno alla percezione uditiva, che è l'argomento di oggi, così cominciamo ad addentrarci sì. E poi partiamo con esatto, con la palestra. Allora, devo dire che pensate che la settimana scorsa c'è stata la settimana dedicata totalmente all'udito, alla nostra percezione uditiva, quindi ai problemi dell'udito. E tra l'altro proprio ho anche registrato sempre sull'udito, io sono molto attenta, e per quella settimana ho registrato un video breve con gli ultimi dati della letteratura proprio su questo problema, cioè quando la percezione uditiva comincia a calare è molto a rischio la persona, perché la persona a qualsiasi età può avere il rischio di una deprivazione sensoriale, quindi di una riduzione di quelli che sono gli input che dall'esterno arrivano nell'orecchio, ma ovviamente non solo nell'orecchio, anche nel nostro cervello. Se meno input arrivano, la persona può avere due grossi problemi. Uno, di tono dell'umore, quindi si sente un po' isolato, un po' abbandonato, non segue i discorsi, si sente un po' come isolato dal mondo. Ma l'altro problema grosso potrebbe essere un problema anche di deterioramento cognitivo. Quindi a maggior ragione, noi che siamo attenti alla prevenzione, proprio all'interno del progetto Mente Giovane, anche all'interno di Brain Care con la palestra cognitiva, è importante che misuriamo il nostro udito, è importante che lo alleniamo, e quando lo misuriamo, dobbiamo misurarlo sia dal punto di vista delle audiometrie, ce ne sono almeno due, quella vocale e quella tonale, ma anche misuriamo l'attenzione uditiva, che è un aspetto importante della percezione che allenerete oggi con la dottoressa Bonomo. Quindi io dico, tutte le volte che vi sembra che il vostro percepito dell'udito non vada bene, fatevi veramente misurare, soprattutto allenate il vostro udito. Pensate che io quando guardo la televisione, ovviamente se guardo la televisione mangiando, che a volte capita quando si è da soli, bisogna aumentare un po' il volume, perché sennò mentre mastichi il rumore nelle orecchie ti va a coprire lo stimolo uditivo esterno. Però se poi ho finito di mangiare, sono davanti alla TV, cerco di abbassare il volume della voce al massimo, proprio 2-3 barrette proprio. Il minimo indispensabile per dire, ok, distingo le parole. Esatto. È una sorta di vanishing, no? Cioè di sfocamento totale, cioè tolgo gli stimoli finché proprio c'è il minimo percepito. E quindi questo è un suggerimento così molto semplice che vi do stasera, perché molto spesso noi abusiamo del nostro udito, magari rimaniamo con volumi alti, queste cuffie che abbiamo per isolarci dal mondo esterno, dove mettiamo la musica a volumi altissimi, ecco, sono deleterie per la nostra percezione uditiva. Noi dobbiamo essere soft con le nostre orecchie, dobbiamo essere delicati, perché soltanto
sviluppando proprio la percezione anche proprio di una soglia uditiva sempre più bassa, noi possiamo veramente gustarci anche i suoni della natura, possiamo gustarci le emozioni delle voci che ascoltiamo e quindi veramente possiamo sentire anche le inflessioni proprio emozionali della voce che abbiamo al telefono o di una persona che ci sta parlando. Quindi perché toglierci queste bellezze della vita? Sì, è un aspetto molto, come dicevamo, anche sulla percezione visiva, in generale quello della percezione è un argomento interessantissimo, però spesso sottovalutato, perché il fatto che gli input arrivino ai nostri sensi per noi è quasi scontato, ma non è scontato il modo in cui noi li interpretiamo, trattiamo poi quelle informazioni, quindi c'è da starci attenti e veramente da prestare attenzione alla percezione, sembra un gioco di parole, ma è così, esatto. È molto importante. E quello che da evitare è il bombardamento. Ecco, quello, il bombardamento che noi purtroppo in un mondo molto agitato, molto di fretta, molto rumoroso, molto molto up, no? Molto soprattutto aumentato, no? Sopra soglia. Esatto, bravissimo. Penso che, ma dico questo poi vi lascio insomma alla vostra bellissima diretta, che io ho vissuto per 3 anni a New York e quello che non sopportavo di New York era il rumore e poter dormire coprendo i rumori con dei produttori di rumore, quindi per non sentire le ambulanze che erano dei rumori diciamo all'esterno uno ogni tanto, quindi non era continuo, bisognava in casa avere per poter dormire, soprattutto se era a piani bassi, perché ovviamente come studente universitario non avevo la possibilità di vivere. Grattacielo. Esatto, non avevo i soldi. Allora dovevo coprire i rumori con un produttore di rumore e di rumore continuo. Non si vive. Vi assicuro che poi lo stress e il burnout da iperrumore è tanto. Quindi tornare in Italia e sentire camminando il rumore dei miei passi, penso che sia la migliore percezione che uno possa avere. Il migliore esercizio. Esatto. Bene, dottoressa, la ringrazio. Grazie a tutti. Grazie buon mille. Lavoro. Grazie. Arrivederci. Ok, adesso partiamo con la nostra parte più pratica. Io stacco un attimo le cuffie perché adesso non mi servono più. Ok, confermatemi. Come vi chiedo sempre che anche quando stacco le cuffie si continui a vedere, a sentire bene soprattutto la mia voce, perché a volte capita che poi c'è il cambio tra il microfono delle cuffie e quello del computer, quindi se ci sono difficoltà a sentirmi scrivetemelo, tanto vi leggo qui nei commenti. Allora, ripartiamo, quindi riagganciamoci a quello che ci siamo detti l'altra volta sulla percezione, ma soprattutto quello che oggi ci ha detto la dottoressa Cantagallo, dell'importanza comunque di stimolare sempre una funzione come quella della percezione, perché la diamo tanto per scontata, diamo per scontato che sentiamo i rumori, sentiamo le voci delle persone che ci stanno accanto, così come vediamo l'ambiente che ci circonda e possiamo toccarlo, possiamo odorarlo, possiamo ascoltarlo. Però effettivamente lasciamo un po' al caso il come facciamo tutte queste azioni, quindi il come percepiamo, quindi il fatto che debba avere sempre la soglia tanto alta sia nei rumori o devo sentirmi sempre iperstimolata dal punto di vista di input che ricevo, e questo mi permette a volte di dover fare delle scelte. Di solito quello che poi tendiamo a preferire è l'aspetto visivo e anche l'aspetto uditivo, ma tra i due, se siete d'accordo con me fatemelo sapere, io penso che vinca sempre molto spesso l'aspetto visivo a discapito poi di quello che invece succede durante la giornata dal punto di vista uditivo. Per questo motivo vi anticipo, faccio una cosa al contrario, cioè vi anticipo quello che sarebbe stato l'esercizio finale, ma non l'esercizio, vi do proprio un compito, perché si collega tanto a questo aspetto di cui vi sto parlando adesso, ovvero provate a ascoltare il vostro ambiente. Provate a mettervi in una stanza sull'autobus, sul tram mentre rientrate a casa, oppure in un parco, e provate a discriminare tutti gli errori. Sarete veramente sorpresi da quanti, ho detto errori, volevo dire suoni, perché ho già in mente la frase che devo dirvi dopo, perché facciamo tanti errori quando pensiamo di essere in un ambiente dove non ci sono così tanti suoni. Ascoltate tutti i suoni, vi dicevo, rimarrete
sorpresi, colpiti da quanti suoni sono presenti a cui voi non avevate mai fatto caso, nonostante vi troviate in un ambiente in cui siete passate sempre, come se c'è un parco di fiducia, oppure c'è il bar in cui andate sempre, sempre nello stesso punto della piazza, oppure magari il vostro studio, la vostra stanza dove lavorate, la vostra camera da letto, il vostro bagno, non avete mai fatto caso a tutti i rumori che arrivano in quell'ambiente lì. Poi sicuramente invece avremmo fatto caso ad altri quando diventiamo anche ipersensibili, ad esempio ad un rumore, perché è un rumore che ci infastidisce, come diceva la dottoressa Cantagallo, ad esempio il fatto di dormire con delle ambulanze che arrivano una volta ogni 30 minuti, può diventare molto fastidioso. Si diventa a quel punto iper reattivi anche a quel rumore, no? Quindi tutte le volte che lo sento, il mio corpo reagisce in qualche modo, quindi non riesco a rilassarmi mai, per cui sono ipersensibile a quel tipo di rumore lì. Anche se una persona, magari un'altra persona, non ha nessun tipo di problema a sentirlo. In questo siamo tanto diversi, a volte la sensibilità al tipo di rumore ci dice anche tanto delle nostre esperienze. Vi porto il mio esempio: io ho lavorato per tanto tempo con la stampante vicino. Mi dispiace che la dottoressa Cantagallo non ci sia perché lei è una delle protagoniste, ma sono diventata ipersensibile a questo rumore finché a un certo punto non abbiamo trovato il modo per spostarla dalla mia stanza. Ma quando io lo raccontavo, nessuno credeva a quanto fastidio potesse darmi, sia nel corso delle sedute, sia nel corso comunque anche del mio lavoro da sola qui nello studio. Nessuno riusciva effettivamente mai a capire quanto fastidio potesse dare il rumore di una stampante, quindi dei fogli che vengono stampati, qui vicino a dove si lavora. Quando invece abbiamo preso in carico questa cosa, perché io all'inizio non ero così sensibile, a un certo punto ho cominciato a diventare tanto sensibile, tanto da fare la richiesta di trovare una soluzione. Ci abbiamo provato io e i miei colleghi, la dottoressa Cantagallo, alla fine ce l'abbiamo fatta, abbiamo trovato la nuova sistemazione della stampante. Chi ci verrà a trovare la vedrà, è in ingresso, e quella è colpa mia, se la vedete lì è colpa mia. Però questo per dirvi che a volte è anche difficile far comprendere all'altra persona perché diventiamo ipersensibili ad un determinato rumore. Nel mio caso si trattava veramente proprio di un aspetto che andava ad influenzare un po' il mio lavoro, la mia serenità nel fare delle determinate cose, e soprattutto a volte andava a disturbare purtroppo l'ambiente lavorativo, nel mio caso la seduta, per cui si portava con sé alcune conseguenze che non erano piacevoli né per me né per l'altra persona. Tutto questo ve lo racconto perché è importantissimo che ognuno si renda conto anche dei motivi per cui siamo ipersensibili, per cui lì c'è la nostra percezione, cioè guardate e pensate quanto sia importante dare ascolto a quello che la nostra percezione ci dice. Se la mia percezione uditiva non mi avesse detto, non mi avesse mandato un po' un segnale di allarme, se vogliamo, riferito a questo aspetto qua, probabilmente sarebbe ancora un problema irrisolto, o che magari io non riconoscerei nemmeno come un problema, e che invece lo è non solo per me, ma anche per le altre persone che lavorano con me, che vengono qui e che quindi sicuramente adesso hanno il beneficio come ce l'ho avuto io. Per cui non sottovalutate mai la vostra percezione, e soprattutto ascoltate, e in questo caso ascoltate veramente perché parliamo di percezione uditiva, ascoltate effettivamente anche cosa la percezione ci dice del nostro ambiente, perché sono più sensibile alla voce di una persona piuttosto che ad un'altra persona, che di un'altra persona. Quindi facciamo veramente tanta tanta attenzione, anche perché quello che di solito riusciamo a discriminare è perché lo abbiamo identificato. Quindi come faccio a riconoscere che quella voce è quella della mia amica o quella di mia madre? Lo faccio perché l'ho identificata intanto come uno stimolo che non andrò ad ignorare, ma come uno stimolo che arriva e che io scelgo volontariamente di interpretare, di considerare. Lo identifico, a quel punto lo etichetto, quindi è la voce di Alessia. A quel punto
diventa riconoscibile per me. Quindi io vado ad associare, faccio questo tipo di associazione che mi permette poi di riconoscere la voce di quella persona X piuttosto che di un'altra persona. E quello che poi succede anche con il nostro nome, l'avrete sentito migliaia di volte, l'effetto cocktail party. Siamo ad una festa, c'è rumore, c'è tanto rumore di sottofondo, ci sono tantissime voci che attorno a noi parlano, ma se qualcuno dice il nostro nome, immediatamente ci giriamo. Questo è un effetto dato non solo da aspetti percettivi, ma soprattutto anche da effetti attentivi, quindi da funzioni attentive che fanno da filtro a quello che non ci serve, ma fanno in modo che riusciamo a riconoscere quello che invece ci serve, come quando qualcuno ci chiama, ci sta chiamando il nostro nome, a quel punto diventa necessario che noi andiamo a rispondere. Allora, saluto chi è arrivato adesso. Allora, risaluto Maria, risaluto Alessia, buonasera, e adesso partiamo con i nostri esercizi. Allora, saranno degli esercizi che sono mirati proprio a fateli anche da soli. Visto che si tratta di percezione uditiva, non dovrò stavolta condividere lo schermo con voi, però dovrò essere io a darvi gli stimoli uditivi, per cui io sarò la vostra voce oggi, e vi porterò a fare anche degli esercizi che includono la percezione uditiva, ma non soltanto. Vorrei anche farvi rendere conto di come è importante la percezione uditiva, ma non in sé soltanto, ma anche collegata a tante altre funzioni che abbiamo anche durante la nostra giornata. Non vi ho in realtà detto qual era l'esercizio che vi dicevo, cioè ve l'ho accennato, ma l'esercizio che vi dicevo di fare da stasera fino a quando veramente ogni giorno è il fatto di fare attenzione ai suoni del vostro ambiente, perché rimarrete piacevolmente, secondo me, o forse anche no, sorpresi da quanti aspetti avete anche un po' ignorato, no? Quindi alcuni aspetti del vostro ambiente, a volte anche il timbro di voce di qualcuno, oppure il tono di voce con cui vi sta dando quell'informazione, che a volte ci lascia anche intendere che tipo di fine ha quella conversazione e quel messaggio. Quindi veramente la percezione uditiva, la discriminazione uditiva, quindi il fatto di riuscire a distinguere un tono piuttosto che un altro, un suono piuttosto che un altro, la presenza di un suono o la non presenza di un suono, ci permettono, hanno delle funzioni adattive veramente importantissime, come vi raccontavo per me della stampante, come può essere anche il discriminare un suono pericoloso da un suono non pericoloso. Sicuramente se sento qualcosa che mi ricorda la S, mi posso ricollegare a un serpente. Questo non vuol dire che ogni volta che una persona mi parla e dice una S, o comunque pronuncia delle parole dove la S è molto frequente, allora comincio a scappare. Ovviamente no, è proprio per quello che andare ad allenare anche la discriminazione uditiva ci permette di associare il suono, ma non solo il suono, insieme al contesto, insieme a quello che stiamo vedendo. Quindi la percezione uditiva non lavora mai da sola, ma come nessuna delle nostre funzioni esecutive. Questo lo sapete perché ve lo ripeto forse ad ogni diretta. Andiamo all'esercizio, non voglio più tediarvi con questi aspetti un po' troppo teorici. Allora, sfruttiamo gli aspetti un po' fonologici delle parole, che poi non sono altro che in questo caso le lettere, e dobbiamo fare attenzione a come finisce una parola. Allora, io vi consiglio di fare questi esercizi anche parlando, cioè in maniera uditiva, perché se è vero che io posso essere la vostra voce oggi, però posso farlo solo dandovi l'input. Quando continuate, adesso capite perché vi spiego, vi dico questa cosa, ma quando andate avanti provate ad essere voi stessi a ripetere le parole, in modo da farvi voi da voce, come giusto che sia, e fare in modo che quindi utilizzate la percezione uditiva e non ad esempio l'aspetto più di visione della lettera. Quindi vi chiedo di non scrivere le parole di cui io vi dirò cosa fare, non fare troppo caso ad immaginarle, affidatevi al suono. Per questo motivo, quando fate gli esercizi oggi, vi chiedo anche di chiudere gli occhi. Tanto ci sono io qui che a un certo punto vi dico di tornare, perché stiamo passando ad un altro esercizio. Allora, primo esercizio, catena di parole, però la facciamo appunto chiudendo gli occhi, la facciamo uditiva, per cui vi chiedo di
dirlo voi ad alta voce. Preferisco anche che non mi scriviate la catena di parole che create, ma che piuttosto vi affidiate al suono. Vi faccio un esempio. Intanto vi spiego cosa fare. Dobbiamo andare a, partendo da una parola, andare a dire la parola successiva che deve cominciare con la stessa lettera di come finiva quella precedente. Mi spiego che mi ci viene più semplice capirci. Se io dico casa, mi aspetto che voi continuiate dicendo una seconda parola che cominci con la finale di casa, quindi con la lettera A. Quindi casa, albero, orologio, otranto, e mi sono impigliata in una O perché ovviamente poi funziona sempre così. Quindi fatelo come vi ho fatto io l'esempio, fatelo ad alta voce, ripetetelo voi, perché io partirò dicendovi una parola, vi do solo l'input, solo la prima parola da cui partire, come ad esempio casa. Non voglio che me lo scriviate, o meglio, se volete scrivermelo va benissimo, però mentre lo scrivete dovete ripeterlo in modo che voi non vi stiate affidando a quello che leggete mentre me lo scrivete, perché se io scrivo casa, guardo la A, mi affido alla A e mi arriva l'input visivo della lettera e quindi da lì riparto per la seconda parola. Invece no, vi chiedo di andare proprio ad affidarvi alla percezione uditiva della vostra stessa voce. Quindi se dico casa, sento il suono con quale suono finisce? Casa, quindi albero, orologio, omero, e lì mi sono di nuovo impelagata sulla O. Quindi consiglio, cercate di non trovare delle parole che finiscono e iniziano con le stesse lettere, perché altrimenti proseguite così avanti finché non vi riuscite a sganciare. Quindi semplicemente quello che vi dico è fatelo ad alta voce. Se nel frattempo state scrivendo e riuscite magari a dire io vi dico casa, quindi albero, mentre scrivo albero, ma me lo ripeto e mi affido alla O, anche perché a un certo punto non sarà più una questione di trovare la parola perché penso che casa finisce con la A, non faccio più neanche questi ragionamenti. La percezione è uno di quelle funzioni cognitive che mi permette di fare tanto, di andare tanto in automatico, di affidarmi tanto ad aspetti un po' più immediati come quelli che sono il suono, la vista e i sensi in generale. Quindi partiamo, se avete voglia poi di condividerlo, mentre lo ripetete ad alta voce o anche dopo, andiamo su, ne parliamo in chat, però vi chiedo veramente di concentrarvi, qui non è una sfida a chi fa la catena di parole più lunga, assolutamente. Qui quello che ci interessa è che immediatamente io riconosca non la sillaba, ma la lettera finale, come suono, proprio come fonema, è che da lì mi ricollego ad un'altra. Quindi partiamo allora a casa, lo abbiamo già fatto, io me lo sono giocato e ve l'ho anche suggerito, quindi casa ce lo scordiamo. Partiamo dalla parola arancia, quindi via, non fate come me che trovo sempre le parole che iniziano e finiscono con la stessa lettera. Quindi partendo da arancia facciamo una catena di parole affidandoci all'ultima lettera della parola che ho appena detto, della parola precedente, in questo caso quindi arancia, vi stavo rileggendo casa, eh? Quindi arancia. Nel frattempo leggo un po' dei vostri commenti. Maria ci dice che gioca spesso con i suoi figli, proprio facendoli, allenandovi insieme a ricercare tutti i suoni della natura mentre camminano. È un ottimo esercizio ed è davvero, davvero importante, anche perché alleniamo proprio la discriminazione uditiva, quindi riusciamo anche piano piano, non dico a discriminare anche il diverso canto degli uccelli, anche perché, ripeto, non dimentichiamo che la cosa importante è che una volta che decidiamo di identificare un suono, quindi di dire l'ho sentito, esiste, devo anche poi etichettarlo. Se non lo etichetto, quindi se non so che effettivamente quello è il suono di un fringuello piuttosto che di una cicala, quello lo sappiamo, ma di una rondine, mi viene difficile poi andarlo ad etichettare, quindi non lo vado a riconoscere, ma ci importa fino a un certo punto, cioè lavoriamo tanto sulla prima parte, lavoriamo proprio sulla discriminazione di suoni e sull'identificazione, quindi mi raccomando. Fatemi anche sapere un po' come sta andando l'esercizio, visto che vi ho quasi costretto a non scrivermelo.
Ok, Caterina ci dice che questo è un ottimo esercizio di metafonologia, esatto. Esattamente. Come vedete, infatti, come dicevo all'inizio, sicuramente probabilmente non esiste un esercizio che sia esclusivamente rivolto ad allenare una specifica funzione. E direi anche per fortuna, perché se fosse così significherebbe che le nostre funzioni cognitive sono un po' slegate l'una dall'altra, invece no. Per fortuna, se guardiamo il bicchiere mezzo pieno, per fortuna il fatto che magari una funzione vada un po' meno bene viene aiutata da un'altra funzione. Quindi il fatto che le funzioni cognitive, comunque le nostre capacità, abilità cognitive siano tutte strettamente legate, può essere un problema perché quando magari c'è un problema in una viene trascinato, ma dall'altra invece è come se avessimo tanti più punti di forza anche quando non andiamo a ricercarli direttamente in quella funzione. Quindi la memoria aiuta l'attenzione, l'attenzione aiuta la percezione, ma veramente è così. Quindi non ci sono degli esercizi che sono riferiti solo ed esclusivamente, ad esempio, la catena di parole, se vogliamo guardarla in un altro, da un altro aspetto, poteva essere legata non tanto dall'ultima lettera, ma potevano essere legate come significato. Diventa una catena di significati, diventa un esercizio di lessico, diventa un esercizio quindi di linguaggio, diventa un esercizio di funzioni esecutive perché devo legarmi al significato, diventa un esercizio di semantica, quindi veramente ci sono tantissime possibilità. In questo caso è stato un po' risistemato, rimodificato affinché voi possiate affidarvi a quello che sentite e quindi anche più al suono, quindi in modo da allenarvi ad essere anche più immediati. Ok, io aspetto se qualcuno di voi vuole scriverci la catena che ha creato. Non vi ho dato indicazioni sulla lunghezza perché più o meno lo facciamo in qualche minuto mentre io leggo anche i vostri commenti, ma vi do un'altra parola nel frattempo. Quindi se qualcuno sta ancora continuando con la lista con la catena precedente va bene, mi raccomando però che vada fatto ad alta voce. Quindi che io non le. Anche per questo non vi ho scritto la parola. Sapete che io per evitare che magari dimentichiamo, ci confondiamo, vi scrivo la parola e ve la metto lì in sovrimpressione. Non lo faccio perché andrei a stimolare più il vostro canale visivo che non uditivo e non voglio farlo. Quindi oggi ci affidiamo alla voce e anche un po' alla memoria perché ci dobbiamo ricordare qual era la parola che vi ho detto. Quindi abbiamo fatto con arancia, stavolta lo facciamo con sabato. Quindi creiamo una catena di parole che parta dall'ultima lettera della parola sabato. Cerchiamo anche di essere abbastanza flessibili e abbastanza immediati. Vi dico flessibili perché a volte vogliamo essere tanto precisi, quindi lì la percezione è quando cerchiamo di essere un po' più, quando siamo un po' più rigidi perché cerchiamo di essere un po' più precisi, abbandoniamo un po' la percezione, no? Perché la percezione appunto è il primo step di qualsiasi cosa, se vogliamo. Di conseguenza, se vogliamo a un certo punto essere molto precisi, abbandoniamo la percezione e cominciamo comunque a matcharla più che altro con funzioni che sono più tipo le funzioni esecutive o comunque di ragionamento, interpretiamo quello che stiamo vedendo, sentendo, toccando, quel che è. Quindi ci allontaniamo un po', per cui oggi vi chiedo proprio di essere più sciolti possibile, cioè sfruttate l'immediatezza. Sicuramente affidandoci alla percezione uditiva riusciamo ad essere anche più immediati oltre che più sciolti. Quindi diciamo non affidiamoci tanto alla forma quanto più proprio all'aspetto, se vogliamo, la forma intesa come voglio fare una lista che è bella, voglio fare una lista che abbia magari anche dei collegamenti. Allora lì è una lista bella, però magari ci abbiamo messo troppo. Se invece ci affidiamo più all'aspetto inteso come estetica, consideriamo che il suono è un po' anche la parte estetica di una parola, no? Oltre a come si scrive, anche come la si sente. Quindi
Affidiamoci più a quello, oggi siamo un po' più leggeri perché è un aspetto che purtroppo stiamo sottovalutando o comunque stiamo addirittura ignorando. Era quello che dicevamo quando il fatto che siamo abituati ad essere sempre tanto carichi, sempre sopra soglia, sempre di fretta, sempre super iperstimolati, e questo ne vale poi della semplicità anche di quello che può essere la capacità percettiva. Vi do un'altra parola e poi cambiamo esercizio. Chi ha voglia ci scriva pure le catene che ha fatto. Andiamo a orologio. Anche qui ne ho scelta una che abbia inizio e fine uguale, ma finché è la prima va bene. Se volete complicare un po' questo esercizio, ovviamente vi sto dando la consegna anche in maniera rapida perché comunque è un esercizio che potete fare voi anche a casa tutte le volte che vi viene in mente, ma vi do il livello successivo, cioè lo step un po' più difficile, che è quello di provare a cercare la parola successiva, non che cominci con la lettera. Finale, ma con la sillaba finale. Nel caso di orologio sarebbe anche un po' complicato perché dovremmo farla con ad esempio Gio o io, se proprio vogliamo aiutarci un po', però se fosse casa magari dobbiamo fare casa, sabbia, poi mi sono reintortata di nuovo perché poi via è un po' difficile, però lì diventa un compito che anche cognitivamente è un po' più alto e quindi forse ne vale anche un po' poi dell'immediatezza di cui stiamo parlando. Però anche in quel caso, se discriminiamo un po' le due cose, quindi se piuttosto provo ad affidarmi al suono, quindi casa, sabbia, vado avanti, a quel punto probabilmente mi sto comunque affidando più alla percezione che all'aspetto invece strettamente magari verbale. Ok. Andiamo già con il secondo, ve li do un po' più velocemente perché vi ho chiesto io di non scrivere, quindi non mi aspetto tantissimi, tantissimi commenti, però ricordate che questa cosa potrete farla tutti i giorni a partire da adesso con qualsiasi parola, cioè potrei anche semplicemente guardarmi un attimo in giro, vedere bottiglia e cominciare da bottiglia e andare avanti per un po'. Lo faccio per 1 o 2 minuti, lo faccio ad alta voce, oppure a maggior ragione lo faccio quando sento che un'altra persona o la TV ha detto una parola. Quindi sto guardando il telegiornale, sento dire giardino e riparto da giardino. Quindi alleno anche un po' in quel caso l'attenzione uditiva. Quindi facciamo un'ottima combo. Ok, allora adesso partiamo sempre da un'altra parola. Questo anche è un esercizio che potete fare tranquillamente poi da soli. Mi raccomando, fatelo ad alta voce, fatelo anche solo per 1 minutino ogni tanto appena vi viene in mente. Dobbiamo creare un po' una famiglia di parole, lo possiamo fare in due modi. Allora, partiamo dal andare a sostituire una lettera in una parola per andare a crearne di altre, tipo tacco, la parola tacco che diventa sacco. Cosa ho fatto? Ho fatto in modo che percependo dal punto di vista proprio di suono una parola, riesco a crearne un'altra andando a cambiare pochissimo, quindi andando a cambiare solo una lettera. Vi faccio partire proprio da questa coppia che è tacco che diventa sacco, così vi faccio capire cosa cambiare, quindi la prima lettera, e vi chiedo di crearne delle altre. In questo caso, se volete scrivermele, fatelo sempre mentre lo state dicendo ad alta voce. Quindi voglio che tutti voi ripartiate da tacco, sacco e via dicendo, non ve ne dico altre perché ve le suggerirei. Quindi fatelo in questo modo e magari mentre le dite me le scrivete, però cercate veramente di non affidarvi tanto all'aspetto visivo perché è quello che facciamo ogni giorno. Quindi preferisco veramente che non mi scriviate le parole che create, però che lo facciate ad alta voce e anche con gli occhi chiusi se volete. Quindi facciamolo in questo modo qua. Dopo vi do qualche altra parola. E aumentiamo anche poi un po' il livello di difficoltà. Quindi diciamo che è un po' un livello di difficoltà, a volte però potrebbe anche risultare più semplice perché vi permetterò di cambiare un po' più di lettere.
Allora, ve ne do un'altra di coppia che è fiume che diventa piume. Quindi giochiamo sempre sull'ascolto della nostra stessa voce e andiamo lì avanti. Quindi fiume, piume e andiamo avanti e cerchiamo di modificare qualcosa della parola che ci riporti allo stesso suono. Invece, un'altra cosa che possiamo fare, sempre base esercizio è uguale, soltanto che possiamo anzi cambiare più di una lettera. Vi faccio un esempio che questo era bello che pronto, però sappiate che non è facile. Ad esempio, partendo da osso, posso andare ad orso, poi posso andare a orto, poi posso andare a otto. In questo caso, io rispetto alla parola di partenza che era osso, ho cambiato poi, arrivando a 8, ho cambiato due delle lettere che compongono la parola. Questo è un ottimo esercizio, ve lo consiglio anche come flessibilità cognitiva, che si abbina un po' a quello che abbiamo detto oggi e che poi è una delle mie preferite. Quindi, flessibilità cognitiva perché mi permette velocemente di andare a cambiare le lettere di una stessa parola e crearne di nuove. Se io ho un approccio un po' più rigido, avrò difficoltà a fare questo cambio in maniera veloce, più che altro perché vi sto chiedendo di non scrivere le parole, vi sto chiedendo di memorizzare la parola di partenza, quindi osso in questo caso, quindi osso che poi diventa orso, che poi diventa orto, che poi diventa otto. E io lo sto facendo anche lentamente. Quello che dovremmo fare dovrebbe essere affidarci proprio al suono e quindi osso, orso, orto, otto. Quindi ci impelaghiamo un po' noi con la stessa voce, però al momento ci interessa poco. Quindi questo esercizio lo possiamo fare in due modi. Parto da una parola e scelgo di cambiare, in base a come mi viene più in automatico farlo la prima volta, di cambiare una lettera in qualsiasi posizione si trovi. La seconda invece che possiamo fare ancora più velocemente per allenare di più, ancora di più, la flessibilità cognitiva insieme alla percezione uditiva, quindi devo farlo sempre mentre lo sto ripetendo ad alta voce, è anche il cambiare più di una lettera. Vado un po' veloce perché voglio farvi fare tutti gli esercizi che avevo pensato, quindi ci provo in modo che poi possiate anche avere delle guide, perché questi esercizi, essendo uditivi, potete veramente giocarveli con anche gli stimoli che avete fuori, anche le voci che sentite, anche i suoni, i rumori esterni, perché non avete bisogno di che qualcuno vi dia l'input. L'input ce l'abbiamo già in natura, ce l'abbiamo già con i suoni che ci circondano e l'ambiente che ci circonda. Quindi gli esercizi sulla percezione da questo punto di vista sono anche belli per questi. Ok, allora. Ok, ad esempio Alessia ci scrive sacco, succo, secco, esatto, e quello è anche questa è la parte magari un po' più semplice in cui andiamo a cambiare principalmente solo una vocale o una consonante. Vi consiglio di farlo con le consonanti, diventa più difficile perché con le vocali diciamo che poi a un certo punto si esaurisce, no? Più che altro, quindi possiamo farlo in questo modo. Ok, vediamo se ho perso qualche commento, scusate, ma ho la luce davanti allo schermo, quindi riesco meglio così. Ok, ci siamo. Ok, proseguiamo con l'altro esercizio. Allora, dobbiamo contare le sillabe di una parola che sarò io ovviamente a dirvi in maniera più velocemente possibile. Questo cosa vuol dire? Che devo sfruttare tanto la percezione uditiva, quindi quello che io sto ascoltando e il modo in cui lo sto ascoltando, in modo da anche online, quindi mentre io sto leggendo la parola, voi possiate già fare la suddivisione in sillabe. Fatela sempre ad alta voce, più velocemente possibile, e poi mi scrivete le risposte. Stavolta vi chiedo di scrivere le risposte. Quindi non sono delle parole lunghissime, altrimenti avrei dovuto aggiungere la difficoltà dell'elaborazione proprio della parola, e in questo momento non ci stiamo concentrando su quegli aspetti, ci stiamo concentrando sulla percezione. Anche questo esercizio è fattibilissimo da soli, basta ascoltare la TV, basta ascoltare una canzone, basta ascoltare una persona che sta parlando accanto a noi e cominciare a suddividere in sillabe quello che
quello che la persona sta dicendo. Quindi facciamole, alleniamo un po' proprio il modo in cui percepiamo le parole. Tante volte, non essendo allenati a farlo, ci ritroviamo a dire: questa suddivisione si fa in questo modo e in quest'altro modo, perché non avevamo mai effettivamente, non ci siamo mai concentrati sul percepire le sillabe di cui è fatta questa parola qua. Quindi torno a dirvi: non sono degli esercizi che sono stati inventati perché devono essere strettamente, devono andare ad allenarvi la percezione uditiva. Sono dei modi per far sì che voi vi concentriate sull'aspetto uditivo. Se devo contare le sillabe, se devo contare le lettere di una parola, se devo contare quante vocali ci sono, oltre a stimolare l'attenzione, stimolare la memoria nel caso in cui le tengo a mente e non le leggo, ma sicuramente sto stimolando il modo in cui io percepisco, il modo in cui ascolto quando qualcosa o qualcuno emette dei suoni. Ok? Quindi non etichettate questi esercizi come assolutamente di percezione uditiva, sono anche di percezione uditiva, ma state facendo esercizio di percezione uditiva anche solo ascoltando me. Ok? Quindi vi sto dando anche un po' di strategie per mettere il puntino sulle i, per fare in modo che ogni tanto, quando sentirete una parola un po' particolare, comincerete magari a suddividere in sillabe. Se l'avete sentita bene, riuscirete a fare la suddivisione in sillabe. Se non l'avete ascoltata bene, non ce la facciamo. Ok? Allora, quindi io le dico in maniera abbastanza veloce, per cui se volete, scrivete i numeri tipo questa ha 3 sillabe, 2, 5, 7 e poi mi mandate tutto alla fine. Tanto io poi vi leggo quando ne accumulo un po'. Quindi vado veloce perché non vi lascio tanto il tempo di ragionare né di visualizzare le parole dal punto di vista proprio di lettere né di scriverle. Quindi mi raccomando, cerchiamo di stare al passo, ma soprattutto affidiamoci a quello che ascoltiamo. Tracotante. Lo ripeto solo una volta, tracotante. Parola numero 2, rocambolesco. Ripeto solo una volta, rocambolesco. Parola numero 3, retrogrado. Ripeto solo una volta, retrogrado. Prossima, intellegibile. Intellegibile. Soverchiare, soverchiare, commissione, commissione, paradigma, paradigma. Ok, quando volete, se volete, ma io spero soltanto che comunque lo abbiate fatto, non importa poi se non volete condividere i risultati, ma la cosa importante è essere stati attenti e soprattutto aver percepito il suono delle parole che vi leggevo. Ogni tanto vi ho anche aiutati perché inevitabilmente, a volte per deformazione professionale, devo scandire bene le parole, quindi scandisco molto spesso in sillabe. Quindi mi raccomando, attenzione, specialmente quando ascoltate qualcuno. Io ho anche il mio tono di voce, ho il mio accento, inevitabilmente. Quindi comunque sono dei fattori che vanno un po' ad influenzarvi mentre mi ascoltate, però dobbiamo cercare di focalizzarci su quello che stiamo facendo. Ok, aspetto un po' qualche risposta. Ok, allora io controllo le vostre risposte nel frattempo, mentre gli altri ci scrivono. Ok, confermo che finora le risposte che ho ricevuto sono corrette, quindi siete stati bravissimi. E anche veloci, devo dire. Aspetto qualche altra risposta. Non le dico ad alta voce, quindi cercate anche di non leggere chi ha scritto già, perché Alessia è stata velocissima e ha già dato la soluzione, però affidiamoci proprio alla ripetizione che vi ho dato io. Allora, vi do un altro esercizio
da fare anche se non lo facciamo insieme. Vi lascio due esercizi che sono uno, quello che vi ho già introdotto all'inizio, ma ora ve lo rispiego per bene. Vi consiglio anche un po' degli ambienti che si prestano anche ad allenare la nostra percezione uditiva. L'altro esercizio è quello di impostare, ad esempio, di dover trovare lì una lettera. Trovare proprio una lettera in quello che sta succedendo fuori, in quello che mi stanno dicendo, la TV che sta parlando. Quindi, ad esempio, se io scelgo di trovare la lettera F, devo contare tutte le volte in cui sento la lettera F. Quindi, se io vi faccio questo elenco qua, tipo mare, fare, filo, foto, moto, lago, renna, voi dovreste già in un primissimo approccio aver discriminato tre parole con la F, che sono quelle che ho letto, perché ho letto fare, filo, foto. In più io ho creato questo piccolo elenco proprio per spiegarvi l'esercizio, che avesse anche qualcos'altro in comune. Avevamo fare, mare, foto, moto, quindi comunque c'era anche un po' di distrattore che poteva trarci un po' in inganno, però se stiamo decidendo di focalizzare l'attenzione lì e quindi stimoliamo la nostra percezione uditiva, non dovremmo avere problemi neanche quando c'è qualche distrattore di questo tipo. Diversamente potrebbe diventare più difficile quando siamo in un ambiente che non è la diretta, in cui stiamo ascoltando solo una voce e questa voce dice un elenco di 2, 4, 6, 8, 9 parole. Ok? Quindi se mi trovo ad una festa e dico bene, tutte le persone che mi passano accanto, provo a sentire qualche parola di quello che stanno dicendo e devo andare a identificare tutte le parole con la F che sento. Non necessariamente devo ricordarmele, non stiamo facendo un esercizio di memoria, ma piuttosto di percezione, come se anziché solo al nostro nome, in quel caso dovessimo sfruttare l'effetto cocktail party per un altro tipo di parola, quindi una parola con la F, una parola con la P, una parola che finisce con io, una parola che finisce con bia, potrebbe essere qualsiasi cosa, d'accordo? Quindi sfruttate questo tipo di esercizi perché sono molto ecologici, quindi potete farli direttamente inseriti nel vostro ambiente senza dover essere voi a creare lo stimolo. Lo stimolo ce l'avete già dall'ambiente. L'altro esercizio che vi ricordo, e con questo vi saluto perché ci siamo allenati tantissimo, è quello di andare a non osservare, ma ascoltare il vostro ambiente. Quando lo fate, provate anche a chiudere gli occhi, cercate di focalizzarvi su uno solo dei vostri sensi, e questo fatelo con tutti i sensi che volete allenare, ma a prescindere, fatelo con tutto. Noi ci siamo concentrati più su percezione uditiva e visiva, che sono quelle più comuni, sono quelle più anche utilizzate, a volte sono quelle un po' più funzionali nella vita di tutti i giorni, perché il gusto prevede che assaggiamo qualcosa, quindi non sempre. Sempre, in tutti i momenti della nostra vita ci ritroviamo con degli stimoli gustativi, come invece visivi e uditivi. Sicuramente l'olfatto è un senso importantissimo. Non riusciamo a dedicarci tutta una diretta, però vi assicuro che magari facciamo qualche accenno, vediamo se riusciamo la prossima volta, perché l'olfatto è un altro dei gust un gusto, un senso sottovalutato, ma davvero importantissimo, perché ha anche tantissimi collegamenti con le emozioni, potrete già immaginare, quindi è veramente importante. Per cui quello che vi consiglio è, se decidete di concentrarvi su un tipo di percezione visiva, uditiva, gustativa, olfattiva, tattile, non sottovalutiamo neanche il tatto, cioè grazie alla percezione riusciamo a salvarci tante volte, riusciamo a percepire, a discriminare una situazione pericolosa da una che non lo è. Quindi, dopo tutta questa carrellata, purtroppo c'è tantissimo da dire sulla percezione, ma non ci riusciamo perché veramente sarebbe troppo. Però quello che vi consiglio di fare è utilizzate i vostri sensi al massimo che potete in qualsiasi situazione. Le situazioni della natura sono molto stimolanti da tutti i punti di vista, perché hanno degli odori particolari che a volte purtroppo danno anche fastidio, hanno dei suoni molto particolari e molto sottili. Quindi quando parlavamo di soglia con la dottoressa Cantagallo, lì
un'occasione per abbassare un po' la soglia, perché altrimenti significa che riusciamo a sentire solo quando la soglia è molto alta e questo non va bene. Visivi, inevitabilmente, a meno che andiamo in un posto che non ha tanti colori, però comunque sicuramente sì. Gustativi un po' meno, a meno che dopo la passeggiata in natura non ci fermiamo all'osteria del paese. E olfattivi, l'ho detto, tattili, tattili c'è tantissimo, piante, fiori, erbette, stando attenti alle allergie, vi prego, non voglio nessuna responsabilità, però fate in modo di stimolare i vostri sensi. Ma anche se non riusciamo a fare sempre la passeggiata in natura, va bene anche un autobus, l'autobus con cui tornate a casa, va bene anche la stanza in cui state, va bene l'aula universitaria in cui state facendo lezione, che magari può essere diversa o la stessa, ma rimarrete colpiti da quante cose non avevate notato, non avevate sentito, non avevate odorato, non avevate visto, non avevate toccato e percepito magari la differenza di temperatura di vari oggetti. Sulla percezione c'è veramente un mondo, non dico inesplorato, però comunque poco considerato. Questi sono i miei consigli. Io vi rinnovo come sempre la nostra call to action, che in realtà è poi anche un po' il nostro motto, che è Drive Your Mind. Quindi guidate sempre voi la vostra mente, e in questo caso fatelo anche attraverso i sensi. Con questo vi saluto e ci rivediamo, per chi vorrà, in presenza a giorno, vi ricordo, 7 aprile, ci vediamo a Padova. Per chiunque voglia, possiamo darvi tutte le informazioni che serve. Vi aspettiamo per un aperitivo e anche per poi condividere un 40 minuti, 45 minuti della presentazione del libro della dottoressa. Quindi avrete anche l'occasione di conoscerci, quindi, e soprattutto avremo noi l'onore di farlo con voi e anche di fare tutte le domande che volete all'autrice del libro. Vi saluto, saluto tutti voi che mi state salutando e ci rivediamo alla prossima. È stato un piacere come sempre. Buona serata.